Stasera in questa stanza c'è un sacco di gente, non batteremo il record ma ci andiamo vicini. Benvenuti ragazzi, la nuova puntata della Tana del Niche. Ora voglio provare a chiamare il Niche. C'era anche un po' d'emozione all'inizio, perché chiaramente quando parli da solo e non hai nessuno davanti e vai libero. Invece qui c'è un sacco di persone, fra poco ve le presentiamo. Nel frattempo, 2304, benvenuti alla Tana del Niche. Buonanotte prima di tutti, perché dobbiamo dirlo assolutamente, a quello che stasera sarà il mio valletto, o la mia valletta, come preferisci essere chiamato, dimmelo tu. Facciamo valletto, vai. Valletto, dai, manteniamo la tua virilità almeno questa sera. Federico Salpietra di Road to Nowhere, hai appena finito, quindi ancora la lingua impastata, penso. No, è sciolta, grazie per l'ospitalità. Lo aspettiamo volentieri perché è un'occasione particolare. Stasera abbiamo qui con noi in studio cinque baldi giovani, di cui uno che, come dire, ha un ascendente particolare sugli altri quattro. Abbiamo qui con noi in studio Sir Rick Bowman and the 23s, lo diciamo? Sì, e the 23s. Buonasera ragazzi, buonasera ciao, a tutti. Ciao. Buonasera, vi sentiamo male, ciao. Ecco, cominciamo bene. No, è acceso. Ah, vedi, dopo pigiare un tasto, ecco, chiaramente. Benissimo. Ok, ripartiamo, rifacciamola. Sir Rick Bowman and the 23s. Oh mio Dio, ciao. Yes. Ciao Alberto, ciao Niche, ciao Federico. Buonasera a voi ragazzi. È un po' che dicevamo di ospitare questo gruppo qua in studio, anche Federico. Sì, avevamo una mezza idea, sia io che la indignata Cinaschi, per la verità. Ecco, che salutiamo, esattamente. Di invitarli per intervistarli, per parlare di questo disco. Primo disco, Shades of the Cube, esatto. Che io ho trovato delizioso. Assolutamente, sì, sono assolutamente d'accordo con te. Vabbè. Bravo, Federico. Benvenuti a Radio Marchetta, non è male, non è male come idea. No, assolutamente, poi ne parleremo chiaramente. Poi a me piace in modo particolare sostenere la musica indipendente italiana, ancora meglio a chilometro zero. Beh sì, che... da filiera corta, ecco, sì. Quindi va da molto... Galciana, diciamo, a Prato Cento, chilometri due, però vabbè, sempre poco, una distanza che si copre tranquillamente anche a piedi, no? Tranquillamente. Sì. Tra poco li presenteremo uno per uno, però io intanto vorrei cominciare subito con un loro pezzo, ecco, io adesso preparo il tutto perché la cosa è un po' macchinosa, però abbiamo così, portato no? Il vinile, esatto, sì, devo proprio cercare il solco. non è male come idea. Cominciamo con un pezzo proprio loro, dei Sir Rick Bowman and 23, stato da Shades of the Q. Ho detto giusto perché ho sempre dei problemi a pronunciare questa parola, anche noi, non ti ah ok parlare. Ok, perfetto. È il pezzo che inaugura l'album, che apre il disco e ce lo sentiamo, uno dei pezzi più di lunga data, sì, ecco. Sì, eravamo giovani la prima volta che l'hai sentito, esatto, io me lo ricordo molto bene nelle sue prime esibizioni. Va esattamente bene. Questo è Changes, Sir Rick Bowman alla Tana del Niche, benvenuti a tutti. Iniziato così, Changes, tratto dal loro album d'esordio Shades of the Q, uscito nel novembre del 2012, ed è veramente l'inizio degno di questa band, di questo ragazzuolo con la chitarra accompagnato dalla... Comunque tu avevi già passato Sir Rick Bowman and the 23s. Io l'ho passato spesso nella mia trasmissione, sì, sia perché mi piace sostenere la musica italiana, dicevamo sia prima. Perché
ho trovato quest'album veramente interessante. Ok, tra l'altro, non so, se avessimo allora, una telecamera potremmo metterlo intanto, così a favore della telecamera. Un packaging estremamente. Lo volevo dire, mi hai tolto le parole di bocca. Packaging quasi come dire, professionale, se vogliamo. Anche, molto anche bello. Anche senza il quasi. Cioè, no, togliamo pure il bello, quasi. Bello. Cioè, sono il capo. Il capo. Sono il capo. No. Sei Fidel. Sei capo. Io sono Raul Cast. Sì, e qui stiamo già prendendo una china incredibile. Tra l'altro abbiamo invitato Sir Rick Bowman stasera perché è una serata in cui dobbiamo sconfiggere Sanremo, quindi ci voleva qualcosa di forte, no? Per chi meglio di chi meglio di Sir Rick Bowman, ragazzi. E allora innanzitutto, Sir, se vuoi, Sir, ti do proprio, cioè, ti chiamo proprio del, ti do proprio del titolo. Paul McCartney ci ha messo più anni per diventare Sir. Lui è nato era già Sir. Anagraficamente. Sì, colui che invecchia 2 anni in uno rispetto, è l'unico con cui lui è 83, io 84, ma c'è sempre 2 anni tra me. Come mai? Francesco, ciao a tutti. Il bassista diciamolo lo strumento. Alla destra di Riccardo invece c'è Andrea, alla chitarra. Andiamo nell'alta curva. Giacomo Tassista, avvicinatemi un po' al microfono, ragazzi, perché si sente un po' poco. Perfetto, ok. Mentre in fondo, proprio all'estrema sinistra. Simo, aspetta, dillo meglio. Ciao, sono Simone. Perché non si sente sto microfono? Non lo so, eppure si sentiva. Vabbè, comunque, vi prego di magari avvicinarvi un po' di più al microfono, tutto lì. Allora, ragazzi, cominciamo effettivamente questa bella serata. Si spera molto bene, 2 ore insieme fino all'1 di stanotte. I contatti sono sempre gli stessi: www.tanadelnich.blogspot.com, la Tana del Niche, pagina di Facebook, The Gas Niche, il canale di YouTube. Innanzitutto, come va musicalmente parlando? Ecco, come sta procedendo il primo disco, l'esordio di Sir Rick Bowman? Beh, effettivamente. Okay. Effettivamente sta andando bene, quindi siamo molto soddisfatti di come. Okay. E effettivamente di come hanno reagito al disco, ecco, esattamente. Sì, anche perché insomma è stato un lavoro lungo. Quanto è durato? Quanto ci avete messo per fare il disco? Dal 92. Sì, in effetti non so se doveva ancora uscire Definitely Maybe, ma noi eravamo già sul pezzo. Il primo preventivo per stampare era in lire, quindi probabilmente effettivamente in realtà non sono gli Stone Roses, i padri del Britpop, non sono i Charlatans, sono Sir Rick Bowman e gli altri. Da dove vengono, da dove vanno e dove sono, piuttosto interessante. E quindi poi magari faremo una sorta di excursus su di loro stessi, appunto parleremo dell'album. Io stavo leggendo una recensione qua di anche un tuo amico, tra l'altro, Riccardo Martiglios del sito distorsioni.net, che salutiamo, che ha un giudizio assolutamente positivo di questo disco, no? Sì, tira in ballo per far capire un po' il genere, titoli come Definitely Maybe. Esatto. Mai sentito? Non pervenuto? Eppure ragazzi, gli Oasis, non so se avete Oasis. Oasis vagamente, no? Qualcosa. Si beveva. Bravo. Il succo quello. Sì, esatto. Sì, forse lo sì. Ok. Ma come siamo simili? Siete proprio simpaticissimi. Okay, Simo, facci uno stacco. È un momento di impasse, abbiamo capito. Comunque, beh, Definitely Maybe, esageriamo, abbiamo detto. E poi comunque insomma tira in ballo buona parte della musica inglese dagli anni 60 in giù. Ok. Quindi insomma un bel peso da portare sulle spalle, insomma. Ci metterei anche. Lui non li ha citati, ma qualcosa degli Smiths io li risento. Un qualcosa ce lo metterei anch'io, sì, perché c'è questo senso di di collegamento fra un po' fra il pop e il rock, sì. Molto british, che insomma Morrissey sarebbe fiero di loro, senz'altro. C'è questo gusto, diciamo. Lo è. Me l'ha detto Morrissey. Grande gusto anche insomma nei riff di chitarra. Sì. Godibilissimo, veramente godibilissimo. Allora,
dai, dimmi un po' cosa vorresti sentire e poi parliamo anche di questo brano. Pezzi sicuramente quello degli U2. Degli U2, quelli Bullet the Blue Sky, esatto. Come mai questa scelta, se posso? Allora, cioè, se posso, sì. Esatto. Mi ricorda tanto il Terra quando la faceva suonare, sì, a botti aereo di bombe, okay, quando suonava di bombe, no, americane. Sei un fan di Hendrix, quindi sì, presumo. Sì, chitarrista, insomma, esatto. Chi non lo è, insomma. Okay. Bombe. Okay, okay. Poi è un testo impegnato, insomma, dopo i viaggi di Bono Vox, insomma. Ok. Quindi ce li ascoltiamo, no? Bullet Blue Sky, tratto da Joshua Tree. Vabbè, ma qui siamo tra amici. No, no, no. Allora, democrazia. Allora, ragazzi, cioè, ogni... rispetto. Scusa, Nietzsche. Sì. Scusa. Sì. Io avevo portato un pezzo di Gigi. Sì. Però non potete passare lo stesso. Allora, stiamo parlando di musica, non stiamo parlando di altre cose. Scusa, ti ringrazio. No, era una cosa... te ne sono molto grato. Grazie mille. Dobbiamo ringraziare la ragazza che si è occupata di tutta la grafica. Che è bravissima. Un lavoro incredibile, anche se non ci starà ascoltando di sicuro in questo momento, mi sento di dirlo, però noi la ringraziamo lo stesso. Si chiama Martina Toccafondi, mm-hmm, di Campi. Di Campi, è giusto, la patria è importante. Perché no, no, no. Noi diciamo di essere di Prato, ma poi lui... io di Prato, lui della Briglia. Bombe. Popigliano. Non so neanche dov'è, tra l'altro. Cioè, Sant'Angelo all'Eur, qui i Bostoni, noi veniamo proprio da. Mentre loro, da loro due? San Paolo. San Paolo. Minchia, San Paolo e Galceno, quindi... San Paolo paura. Cioè, esatto. Vabbè. È stata molto paziente, dobbiamo dirlo. I perfezionisti, diciamo. Infatti per quello ci abbiamo messo poco, per... Infatti, quindi, esatto, qui nella illustrazione grafica c'è ringraziamento proprio, sì, a Martina Toccafondi. Sì. Poi mi interessa sapere, poi dopo continuiamo, sì, a parlare del tutto detto. C'è un ringraziamento che tu, Riccardo, fai a quella parte di Inghilterra, che è quella lì, no? È quella no, della... no. Non è quella Manchester. No, non è Manchester. Quella parte d'Inghilterra è esattamente Manchester. Anche tutto ciò che avete citato voi prima, cioè Manchester, gli Smiths, gli Stone Roses, i The Last, quindi anche proprio gruppi minori. Manchester. Tutto quello che comunque in qualche modo nella fase spugna, quindi la fase in cui hai dai 13 ai 16 anni e sei una spugna, ma non solo per l'alcol, cioè proprio a livello musicale certo. Tutto ciò che ascolti assorbi, mm-hmm, tutta quella parte d'Inghilterra che in qualche modo so che mi ha influenzato. È inevitabile, non posso dire di no. Hai citato i Last e mi sorprende che nessuno abbia scelto There She Goes Again, ed è molto... Grazie a Dio, direi. È veramente un comico, Francesco Battaglia. C'è una storia molto lunga, dovremmo avere tipo una serie a puntate per riuscire a raccontare la storia del disco. Ti dice completo. Finito di registrare a settembre, esatto, 2012, ma non dice quando ha cominciato a registrarlo. Vedo che hai notato la sottigliezza. Esatto, assolutamente esatto. Finito di registrare. Poi sì, infatti. Sì, sì. Comunque, vabbè, io continuo a leggere i ringraziamenti, che io mi diverto moltissimo. Le Galline in Fuga di Nonno Sirio, il gruppo che... incredibile! Perché, non so, è poi un ringraziamento corale, no? Un ringraziamento di gruppo, quindi vorrei capire... Non so, vogliamo parlarne? Merita parlarne? Colui a cui appartiene il nonno. Nonno Sirio è mio nonno. Ok. Va bene? Sì. No, c'è venuta fuori questa idea di fare una foto. Cioè, Andre voleva fare una foto con la gallina in collo. Voleva una gallina. E metterla nel booklet, magari. E mio nonno ha le galline. Okay. E quindi abbiamo detto, si va da mesi, guarda. Poi non è stato possibile. Però dovete sapere. Siamo stati un pomeriggio intero a rincorrere. Dovete sapere che mio nonno pascola le galline. Ah, pascola le galline. Le apre tutti i giorni e pascola le galline. Le apre. Le apre in due. Pratiche fuori un po'. Apre la gabbia, come devo dire. Le apre, avevo inteso un'altra cosa, sinceramente. Sì. Le galline sono strane. No, sì, appunto, le apre, le cucina, le farcisce, eccetera, eccetera. Comunque sono quelle le galline. Perfetto, no, comunque va bene, tutto molto chiaro. Anche no, però vabbè, lasciamo stare. È la canzone numero 4 che voi volevate ardentemente, devo dire, e quindi è il caso di ascoltarcela, no? E allora qui ci ascoltiamo Over Borders Ground, che è una canzone che tu hai già passato o no? Lo sai, non l'ho mai passata questa. Questa è molto bella, mi è piaciuta molto del disco. Over Borders Ground, Sir Rick Bowman. No jazz, no coffee in my pills to make me swallow. Beyond, you don't find me. Gathers, don't you want to remember me?
alla base del titolo del disco c'è la volontà di rispecchiare un po' quello che è l'andamento generale nella mia scrittura dei testi. Okay. Quindi un'ambiguità e una ambivalenza di fondo. Mm-hmm. Che ci piaceva riportare anche nel titolo, però abbinabile a concetti come shades, che comunque è tonalità, colore, ombra, sfumatura, cioè ha un milione di significati. Sì. Poteva lasciarci, diciamo, vari spazi aperti. Ok. Modo. Quindi un po' questo è il significato del titolo. Okay. Quindi nessun significato. Ok. È un po' come... Sì, abbiamo eliminati tre. E sai quante ne elimineremo da qui a luna stanotte? Non è vero. Comunque, insomma, leggevo tra l'altro anche un'altra recensione, che è qui artistsandbands.org, che vi dà 78 centesimi, che insomma è buono, no? Qui dice: Sir Rick Bowman ha indubbiamente realizzato un album anche nello stesso brano. E devo dire che mi ci ritrovo abbastanza in questa. Non so, dicevamo De Niro, la collaborazione anche con De Niro, la collaborazione anche nello stesso brano con un locale qui di Prato che è De Niro, che ci ha visti nascere, sì. Appunto sul sei diventato improvvisamente serio. Tipo, l'ufficio delle risorse umane, ecco. Io ero De Niro. Attenzione, è importante in un momento del genere proporre un contratto a tempo indeterminato a questi ragazzi. Chi te lo fa? Chi ve lo fa se non io? Tempo comunque indeterminato vuol dire vi butto fuori ma non vi dico quando. Okay. C'è il vivaio del controsenso. Sì. Ma eravate già. Da quando sono arrivato io, sono passato io all'ufficio risorse umane, perché Giacomo e Simone l'ho portato io nel gruppo, cioè facevano parte di un mio vecchio gruppo, insomma sono entrati in... Ho distrutto un gruppo per prenderne i pezzi e portarli a... De Niro, diteci qualcosa anche voi. Cosa vi ho offerto, sì. Che possiamo dirlo, no? Da qualche tempo un gruppo effervescente, no? Assolutamente. Effervescente, senza bevete citare. Anche voi, effervescente. Effervescente, no? Non diciamo, non si può, però è effervescente. Che non ho capito la domanda. Francesco, per favore, togliti la mano dal microfono, che non siamo in televisione. Togli la mano dalla bocca, non siamo in televisione. Se parli con la bocca... Mi dicono che sono Wish. Wish, diciamo, nell'underground ha raggiunto la notorietà mondiale. Sto parlando dei Fleet Foxes. E questa è una scelta di Sir Rick Bowman. Non poteva essere altrimenti. C'è stato un momento. Gruppo americano. Incredibile, sì, perché lui è molto british. Sì, l'ho detto nella presentazione della serata, no? Lui nasce a Prato, ma insomma, in realtà non mi nasce fondamentalmente a Prato. Comunque ce li ascoltiamo. Happiness Blues, Fleet Foxes. C'è già qualcosa in ponte, c'è un sacco di roba. Titoli ne abbiamo sei. Noi abbiamo già deciso i titoli dei prossimi sei album. Perfetto. Attrae. Insomma... Attrae la gnagna. È appunto l'aspetto femminile, immagino sia fondamentale per il vostro sound e per la vostra... Beh, in effetti... No, una domanda che io faccio spesso, cioè, ai gruppi quando sono con la Cinaschi e facciamo le interviste. Ecco, si acchiappa a fare i cantanti. Allora, forse... Come potrei dirti di no? Potrei dirti di no. Ma non te lo dico. Ma non te lo dico di no. Ti dico, in radio ti devo dire certo. Un botto si acchiappa. No, vabbè, c'è la coda poi. No, è importante, perché c'è chi sostiene, tanti musicisti famosi sostengono perché ho cominciato a suonare per le donne. No, se non so se per voi per quello non mai potevo stare a casa. No, okay. Io lo faccio per gusto mio. Acchiappa l'immagine. Oh mio Dio, suoni, canti, incredibile. Però poi finisce lì, perché comunque poi non ci sono più le fans degli anni 70. Non ci sono più le fans di una volta, no. Sono più le gruppi, è finito il tempo delle gruppi, esattamente. No, magari insomma, una donna vede lui o qualsiasi altro musicista su un palco, lo vede suonare, poi magari scende, si avvicina tutto sudato, tutto pieno di, insomma, con un asciugamano alcolico, è schifo, no, via, ma che ti vogliono sudato. No, questo lo posso dire, è vero. Io tutte le volte che magari finisco di suonare, tutti mi vengono a abbracciare, fanno: no, scusate, sono un po' sudato. Ma non che vieni? Ti lavi troppo, in conclusione. Se
davo, sono troppo pulito, forse è quello. Mitch, te ti sei dato troppo alle donne. Ma cosa? Ma te leviti? Ti sei dato talmente tanto alle donne che poi, sì, ovviamente la musica. Allora, in qualche modo, posso dire una cosa? Posso smentire, certo, categoricamente. Vai, questa questa dice di perché non è vero. Ci ascolta in diretta. No, non c'è, a cena c'è stasera. Vabbè, ascolta allora, il podcast. Ecco, Nici, fatti prima, l'ho visto lì. Però ascolta il podcast poi, e quindi. No, non è il podcast quale? Non c'è. Non c'è il podcast. Con il prossimo brano che si chiama The Tales Collector. E poi voglio farti una domanda, Riccardo, particolarmente interessante, che riguarda un testo, una parte di un testo di una tua canzone. Va bene. In cui neghi qualcosa che poi dopo capirai. Bene, tu mi bene. Neghi qualcosa. Okay. Che poi fa parte anche un po' della tua storia, lo so. Ok. O comunque. The Tales Collector, Sir Rick Bowman. Ecco, dicevo al dottor Caliandro, al dottor Sir Rick Bowman. La domanda difficile. Metto le cuffie? Mettiti le cuffie. Guarda, certo, sapessi anche ci vorrebbe un mi basso fatto da Jack. Cioè, me lo fate a cappella, dai, a cappella. Aspetta un attimo. Allora, la domanda è questa. Fa anche un canto sardo. Con... sì. All'improvviso è entrato in azienda. Molto bello. Allora, per un appassionato degli Oasis, fare un testo come Over Borders Ground, in cui invece di cigarettes and alcohol dici no cigarettes e non alcol, è, diciamo, un bel passo. È la negazione. È la negazione. La negazione. È anche, come dire, un omaggio anche intrinseco a quel mondo lì. Non volutissimo, okay, perché... No, certo, è voluto. Stiamo scherzando, sennò veramente. Dale, buco, abbiamo proprio. Questo ragazzo, anche questo ragazzo è preparato. Sono preparato, ragazzi. Ho studiato alla grande. No drugs, no coffee, no pills. Niente proprio. Esatto. Niente, sei noi pulito. Siamo l'emblema. Vabbè, certo. Che si fa? Dai. Perché i migliori pezzi li ho scritto quando ero di fuori completamente. Come sono... Parlaci un po' del perché di questa selezione di questo pezzo, insomma. Si tratta di un pezzo dei Cigar, che è un pezzo tratto dal Cigar. All'inizio, forse l'unico pezzo dei Pink Floyd che è stato registrato all'inizio dei Pink Floyd stessi col sigaro in mano. In cui sostanza lui dice, sì, riproduco il disco, te me la dai. Sì. Volevo raccontare un aneddoto, se mi permetti, che riguarda... Mi permetti? Siamo nella tua trasmissione. No, ma mi guardi... Mi ho permesso. Permettimelo, ok. Io non parlo italiano. Tu non parli? Io non parlo italiano. Non capisco. Non parlo italiano. Quindi... No, diciamo che eravamo noi. Eravate voi? Molto bello. No, scherzo. La volta che c'eri te, no. Okay. Però l'anno dopo, la partecipazione successiva... Eravate lì. Eravamo poi, sì, eravamo noi. Poi ti chiederò perché una canzone come 6 PM non è entrata in questo... E ti risponderò volentieri. Bene, perfetto, ok. Stop, Rick Bowman. Stop, Sir Rick Bowman. Ecco, una cosa, Bowman o Bowman? Bowman, perché c'è mamma tipo... Mamma mia, bocciata la seconda. Bocciata la seconda. Bowman tutta la vita. No, perché ci sono tanti miei amici che invece di Bowman dicono Bow. E quindi la pronuncia è molto simile, volevo capire dove ti vuoi collocare. No, ecco. Hanno fatto anche di peggio. Tipo Sir Rick Bowman. No, il Rock Bowman. A volte ci hanno annunciato in dei modi abbastanza improponibili. Bowman tutta la... Cioè, spesso. Bauman, penso veramente molto tedesco. Molto tedesco. Sì, sì. Che tra l'altro Bauman con due N in fondo, cioè abbiamo anche la versione per il mercato tedesco. Tedesco, sì.
Parlavamo prima di 6PM perché non è giusto. Esatto. Scaletta. Esatto. 6PM che è una delle canzoni più più datate, se vogliamo, del progetto del tuo progetto. E tra l'altro accompagnata qualche anno fa da un video girato a New York. Mitico. E questo me lo ricordo, sono preparatissimo. Davvero. Aveva fatto un video molto homemade in cui ancora sotto, se c'è un livello sotto l'homemade lo fai, lo fai veramente. In cui praticamente si susseguivano queste immagini dalla metropolitana di New York, in una New York battuta dalla pioggia, se non ricordo male, e non è entrata in questo disco, quindi davvero. Ma voi mi aspetta, perché mi prendono in giro. È vero o non è vero, Nietzsche? Ma te sai più di loro. Io c'ero, posso confermare. Tutte le volte si viene in radio, si scopre Altarini e non si sapeva niente. Ok, cioè, dobbiamo venire più spesso in radio. Ma voi non lo sapevate questa volta? No, assolutamente. Visto no. Quante cose scopriamo. No. Quando sera in radio? Perché io ho seguito la carriera di Sir Rick Bowman dagli inizissimi fino ad oggi. Sei tu il fan numero uno. Probabilmente. Comunque no, dicevamo, 6PM non è entrata. 6PM non è entrata. Come perché mai? Ti faccio una citazione di un nostro amico in comune. Sì. Che tutte le volte che noi suoniamo. Lo vogliamo dire? Lo dirò dopo. Prima, okay. prima faccio la citazione e poi dico chi è. Ok. Tutte le volte noi siamo dal vivo, mi fa: ma non la fai, Six? Vero? No, perché sennò vo via, eh? Non la fai, vero? Mi sa che ho capito chi è il nostro amico. Il nostro in caro amico è il buon Pape. Che, esatto. Che salutiamo. Che salutiamo, ciao, Pape, salutiamo allegramente. Quindi niente. Che, no, nel frattempo, però, facciamo un piccolo omaggio. Qui è venuta fuori una recensione che non so da dove venga fuori. Che collega Sir Rick Bowman con Teopolitica degli Stati Uniti. Non... importante. Anche Prometheus. Ok, sono chiaro. Senza titolo è quello più l'occhio su ghiaccio anche mi sfugge il collegamento. Vabbè, comunque ragazzi, la teopolitica. Ah, ecco perché c'è un professore che si chiama Robert M. Bowman che si occupa di teopolitica del Rick Warren. Esatto. Anche le fusioni. Tra l'altro Rick Warren. Esatto. Anche le fusioni. Allora, io faccio un piccolo omaggio al numero 2, Raul Castro qui dei No Antri. Visto che ci deve lasciare, purtroppo c'è una il lavoro ci chiama, che poi tra l'altro diciamolo che lavoro fai, no? Che no, lavoro no, non lo diciamo. Non lo diciamo? Fisioterapista Stello. Okay. Fatti male e vai anche tu alla Fisioterapia Castello. Bravo, c'ho lo sponsor. Comunque sia, il signor Battaglia mi aveva proposto 3 pezzi. Uno era un omaggio, secondo me, alla Tana del Nietzsche, che era quel Keep the Faith di Bon Jovi. Era per me, io me lo porterò nel cuore, assolutamente. Loro sono i Doves, questa è Black and White Town. Salutiamo Francesco, lo ringraziamo di cuore. E questa è un gran bel pezzo bridge rock. Black and White Town, scelti da Raul Castro, Francesco Battaglia, che se n'è appena andato. Siamo rimasti da dipartita di Raul Castro. È bruttissima, veramente, veramente brutta. Anche perché vuol dire il fratello non sta benissimo. Se muore anche l'altro, ce n'è più. Vabbè, non ce n'è più. Farei piuttosto gli auguri postumi, perché in realtà era ieri, il 13 di compleanno, a Peter Gabriel. Perché no? Ecco, esatto. Mi sembra già più continente. Così, esattamente. Peter Gabriel, sì, mi piace di più. C'è qualche dubbio sul continente? Vai a cercare sul dizionario, perché guarda, ho detto una cosa giusta. Esattamente. Voi come volevo sapere come vi ponete nei confronti della musica italiana, non necessariamente musica popolare, musica rock, musica alternative di cui voi fate parte. Ecco, ci sono degli artisti in questo momento che vi piacciono? Ma io sì, ho una vaga idea. Conosco anche un paio di gruppi della scarsa visibilità, gruppi validissimi, posso citare anche Germania, Russia, Ogamia, Venera Landscape, fanno parte della costiera di Germania, Russia. Ma è un problema secondo te di livello culturale? Io non parlo italiano. Esattamente, in Italia. Ma sono sempre particolari comunque, perché mischiano molto stili e influenze diverse.
in generale, poi, se vi piacciono, se ci sono degli artisti in questo momento in Italia, indipendentemente dal genere, che vi piacerebbe magari portare alla luce, vi piacerebbe proporre, vi piacerebbe sottolineare, magari che non sono arrivati al grandissimo pubblico. Lo so, ditemi voi. Sangue di rap, sangue di rap, sangue di rap, sangue di rap. I nostri amici, insomma, sono uno di quei gruppi che vorremmo promuovere, insomma, fanno dell'ottimo rock. Però sarò breve. Ok. Perché sennò qui ritmo, ragazzi, ritmo. È mezzanotte e mezzo, cioè esatto. Devi essere effervescente. Vivi, effervescente. E devi essere effervescente, esattamente. Purtroppo la musica, soprattutto a livello underground, ormai si muove soltanto in un modo. Cioè? Devi fare hype. Ok. Puoi far cagare. Sì, però se sei spinto. Però se sei spinto perché intorno a te viene creata un'immagine che quando te suoni sei figo, allora sei spinto perché intorno a te. Allora sei figa a vederti che non si sa chi sia. Hai modo di trovare la figa che ti spinge. E improvvisamente diventi figo nell'underground. Esatto. Quando in realtà fa figo chiamare quel gruppo. Watch Those Feet Folks, Sir Rick Bowman. Take care of my season and every week, but I, baby, take the long way. La prendo ariosa. Allora, un musicista in famiglia può essere un caso. Due musicisti in famiglia vuol dire che dietro c'è una spinta genitoriale, c'è un sostegno. Cioè, io, i miei primi ricordi musicali, come mi piace sempre citare, sono i lunghi viaggi verso la Puglia in macchina, nella Uno, nella Fiat Uno, con la cassetta dei Pink Floyd. Cioè, non riuscivo vecchio. A... Vabbè, non l'epoca, non quando erano usciti. Con la musica in qualche modo ci siamo sempre cresciuti, sia io che mia sorella, quindi verrà un po' da queste cose. E poi da una spinta, in realtà è stata un po' una scelta, ci hanno messo davanti, o almeno a me. Vuoi fare calcio? Perché poi erano queste le scelte, quando avevamo noi nel 92, 93, 94, quegli anni lì. Tanto da piccini era questo, se non eri alto 2 metri come loro, quindi potevi eventualmente valutare il basket, la scelta era o fai calcio o fai calcio. Però a me mi hanno fatto, vuoi fare calcio? O la ballerina. O la ballerina. Voleva fare il ballerino. Volevo fare bip bip Herbert. Ballerina. Vuoi fare calcio? Ma no, poi mi faccio male, lo so, tanto mi faccio male. C'era questa scuola di musica alla quale in qualche modo prima io e poi ovviamente come ha sempre fatto mia sorella mi ha seguito. E poi, beh, ovviamente tirando fuori tutte quelle sono le sue doti, perché certo, so che lei è più brava di me. Ah, lo so. No, lo dico. Lei non ci crederà. Visto che non c'è il podcast, lo posso dire, non lo sentirà mai. Lei è più brava di me. Onestamente, io lo so dire. L'unica cosa che so fare meglio io è scrivere canzoni. Secondo me io scrivo canzoni meglio di lei. Però lei è meglio sia come voce che come musicista. Però okay. Io scrivo canzoni meglio. Voglio essere onesto, è proprio. Vabbè, due punti di lei. La conosco, su. Ha una gran voce. Sì, ha una gran voce, lei assolutamente. Io non mi ci gioco. Valeria, che salutiamo. Ciao Valeria, ciao. È nettamente più bella. Sì, ah, no, decisamente. Ecco, sì. Anche quello, insomma, fa. Esattamente. Sì. La collaborazione, ricordiamo, con il primo disco anche di Bill Rouge, che si chiama Immacolato Chaos. Shades of the Q è rigorosamente autoprodotto. Tutto fatto a mano in casa. Fatto a mano. Federico mi dà l'assist. Com'è stato effettivamente lavorare con la sorella? Perché scontri possibili o convergenze di idee. È buffo che siamo veramente così diversi a livello musicale. Nonostante componiamo probabilmente divisi da un muro e basta. Perché il muro su cui è appoggiato il suo pianoforte, dietro quel muro c'è camera mia. Ok. E dietro intanto ci sono io con la chitarra. E intanto facciamo cose completamente diverse. Quindi è molto curioso come cosa, non mi sono mai chiesto però. È molto bella, sinceramente. Magari mentre uno suona, l'altro dalla chitarra dalla stanza accanto, può anche andarsi che gli va dietro con la chitarra. È carina come cosa. Mi lancia, mi ha fatto l'assist a porta vuota, Andrea, quindi cioè? Devo dirlo. Sì. L'unico momento in cui effettivamente c'è stata un po' una convergenza tra quello che faccio io e quello che faccio lei, è quando un giorno sentivo, ovviamente poi il muro di camera mia vibra quando lei suona, quindi sento bene quello che fa. Lei stava suonando, a un certo punto io ti passo, vado in camera sua e gli faccio: Valeria, cosa stai suonando in questo momento? No, è un pezzo nuovo che stavo scrivendo ora. Gli ho fatto: no Valeria, questo è stop. Ah, già è vero.
Però è un po' diverso. No, Valeria, è uguale. Infatti, poi l'ha ammesso dopo. Però comunque è riuscita poi dopo a darle una forma. Nella sua mente ti ha maledetto. Probabilmente, insomma, sì. Però dopo è riuscita a darle una forma personale, è diventata un'altra cosa. A parte ovviamente il video di Unimpressive, che è un pezzo appunto scritto da me. A 12 anni fa. No, l'ho scritto solo da me. Ah, ok, perfetto. Scritto da me 12 anni fa, quindi una vita fa. Quindi ci sono gli scontri effettivamente fra fratello e sorella, sì, a livello musicale. Come Liam e Noel, proprio. Esatto. No, comunque abbiamo. Cioè, il disco, come abbiamo già detto stasera, è veramente godibilissimo. E dà anche, vuol dire, una lettura diversa, una lettura per il 2013 di quello che è effettivamente stato il fenomeno Britpop, anche perché ci sono degli elementi importanti per quanto riguarda il folk, per quanto riguarda anche un minimo d'elettronica, quindi la cosa mi è piaciuta veramente veramente tanto, non mi ha annoiato proprio per niente, quindi è sempre bello sentire cose del genere che non ti annoiano, soprattutto da un gruppo emergente. Se prendi la parola, io credo un disco elegante. Elegante, bravo, bravo. Io dico godibilissimo, tu mi dici elegante, quindi fate conto di suonare in frac. Benissimo. Non è male. No, è un bel complimento. È quello elegante. Che comunque in qualche modo ci piace che emerga da questo disco. Che è la verità, è assolutamente la verità. Però si sa, insomma, il batterista è un po' quasi sempre una mosca bianca. Una mosca nera più che una mosca bianca, esatto. Questo è il pezzo scelto da una mosca bianca. Una mosca nera più che una mosca bianca, esatto. Mezzanotte 55 e siamo in chiusura, ragazzi, siamo quasi in chiusura. C'è un pezzo corto di loro. C'è un pezzo corto in questo album, il 5, che è Tied Down, e possiamo effettivamente chiudere con quel pezzo lì. Quindi ci salutiamo con un pezzo di Cedric Bowman. Che dire, a me queste due ore sono un po' volate, sinceramente, quando siamo in compagnia. Non c'è rientrata neanche Vladimir, come non ci rientrò al concerto a Kelly. Io tanto la passo. Vabbè, io mi prendo. Allora, se la passi te mercoledì prossimo, non la passo. L'ho passata io. Mercoledì scorso. Allora la passo io mercoledì prossimo. Almeno chiudiamo effettivamente brano numero 5, track number 5. Tanto mai sono dei pezzi un po' internazionali. Sir Rick Bowman. Wake up now. Molto rilassante questo pezzo, è molto molto atmosfera, sicuramente. Tied Down, uno dei momenti sicuramente più riusciti di questo album, secondo il mio modestissimo punto di vista, anche se il pezzone è quello che viene adesso, ecco, secondo me. Che pensi? È il mio pezzo preferito dell'album, insieme a Mose the Jug, che stasera non abbiamo sentito. Io l'ho passata diverse volte nella mia trasmissione. Sì, comunque quella parte centrale del disco insieme al finale è il cuore, veramente il cuore dell'album. Senza. Assolutamente sì. Ragazzi, adesso siamo veramente in chiusura, sono le una, quindi abbiamo scavallato amabilmente, ma questa cosa non ci fa che essere ulteriormente contenti. Io vi ringrazio sin grazie da adesso. Grazie a voi, assolutamente. Grazie di cuore davvero, vi auguriamo, facciamo il più grande in bocca al lupo possibile per tutto quello che farete d'ora in poi, in bocca al lupo anche per la tua esperienza lavorativa tedesca, che sicuramente sarà interessantissima. L'opzione drum machine non viene presa in considerazione. È un po' stabile. Sì. Ci manca un po' di brio. Ragazzi, nuovamente grazie a voi. Ancora, nuovamente a voi, grazie a voi, buonanotte. Ma soprattutto grazie a quest'uomo che siede alla mia grande destra. Un applauso, glielo farei. Veramente. Grazie per l'ospitalità. Ma figurati, è sempre un piacere. Noi ci salutiamo con un altro pezzo di Cedric Bowman. Questa è la numero 6, Bloody Mary, che è, come dicevamo prima, parte del cuore pulsante di questo disco, che si chiama Shades of the Q, che potete trovare ovunque, ecco, infatti potete contattarci sulla nostra pagina Facebook, esatto, volevo dire www.facebook.com/SirRickBowman. Sì. Potete contattarci anche per acquistare il nostro disco al modico prezzo di parliamone. Okay. Se siete in Germania ve lo porto io a mano. Trattabili. Se non sentite Nietzsche o me, noi
Sì, vi sì, introduciamo. Sì, sì, diciamo che possiamo farvi per farvela arrivare. Esatto. Ci rivolgete a noi, a me, a Federico, e poi ci pensiamo noi. Ragazzi, grazie. Buonanotte a tutti, buonanotte davvero a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Keep the faith, viva Radio Gas, ci sentiamo mercoledì prossimo. Ciao. Buonanotte, ciao. Ragazzi. Ciao. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Ciao.